Buffalo Fest 2018, ci troviamo nell'area exclusive del Buffalo Fest, al centro di questi 2 chilometri in cui si sviluppa la 4ª edizione della manifestazione che mette in rilievo tutte le qualità della bufala, della mozzarella di bufala, del latte di bufala e di tanto altro che deriva da questo splendido animale. Ci troviamo in compagnia di Marilou Fusco, la responsabile marketing di Fratelli da Bufala, perché oggi si sta presentando una nuova ricetta, una nuova pizza. Buongiorno e benvenuta dinanzi alle telecamere di HorecaTV.it. Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti. Sì, noi siamo qui oggi perché dalla collaborazione ormai consolidata con Podere dei Leoni è nata una nuova ricetta per una nuova pizza. La pizza si chiama la pizza dei leoni ed è stata ideata dal nostro pizza chef che vedete qui alle spalle, la sta appunto preparando, e si chiama Giuseppe Ferranti. La pizza è realizzata con mozzarella di bufala, ricotta di bufala, mozzarella affumicata di bufala e cialde di cacio bufala in crosta. Però ci sono, vedo, anche dei pomodorini che non derivano dalla bufala. No, i pomodorini, diciamo, sono scenografici. Sono solo scenografici. Ecco, noi tra poco avremo modo di riuscire ad assaggiare anche questo nuovo prodotto che abbiamo visto prima, durante la presentazione, veniva offerto e tutti la gradivano, ma avremo modo di mangiarla anche nella catena, nei più di 60 punti vendita di Fratelli la Bufala? Allora, non è escluso assolutamente, è un test. Noi stasera la stiamo presentando per la prima volta al pubblico, siamo certi, siamo convinti che piacerà, dopodiché potranno assaggiarla tutti i nostri clienti all'interno dei nostri punti vendita. Parliamo di Fratelli la Bufala, quando nasce, come si sviluppa oggi, a che punto è con le dimensioni dell'azienda? Allora, Fratelli la Bufala nasce 15 anni fa e ha attraversato una fase di sviluppo seguita da una fase di consolidamento. Oggi siamo pronti per un rilancio soprattutto nei mercati internazionali, e questo è il focus principale dell'azienda. E siamo oggi circa 60 ristoranti in Italia e all'estero. Qual è il segreto del successo della pizza di Fratelli la Bufala? Innanzitutto tutti i nostri pizzaioli, tutti dal primo all'ultimo, e poi abbiamo sicuramente delle materie prime selezionate che scegliamo con cura, e in particolare uno dei segreti della nostra pizza è la farina. Noi abbiamo testato e scelto il nostro insieme con il molino a Giugiaro e Figna 5 stagioni un blend di farine scelto appositamente per Fratelli la Bufala, che troverete soltanto all'interno dei nostri ristoranti, ed è composto da appunto 4 tipi di farine diverse, e questo rende la nostra pizza particolarmente leggera e digeribile, anche perché all'interno di questo blend di farine è presente una percentuale di farina integrale. Ed è quello che poco fa vedevate mentre tu parlavi, anzi mentre appunto scorrivano le immagini, c'era il faccione di Giuseppe Ferranti che è alle nostre spalle, e col tuo consenso, seguimi, vediamo se riusciamo a catturare per chiedergli. Buongiorno Giuseppe. Salve, buonasera. Giuseppe, tu da quanti anni appartieni alla famiglia Fratelli la Bufala? Allora, sono circa 14 anni, prima aprile del 2004. E dopo 14 anni puoi ritenerti soddisfatto? Assolutamente soddisfatto, sì. Quante ore al giorno impieghi nel tuo lavoro? In genere chi fa questo lavoro con passione dedica molto della propria vita privata. Si inizia la mattina alle 10 e la sera capita che magari non c'è orario, perché ti fai la doccia per andare a letto e pensi già all'indomani, ti programmi tutto il lavoro per come dovrà essere svolta la giornata. O magari pensi a una nuova ricetta, come in questo caso. Come è nata questa formula? Questa qua è nata, abbiamo voluto fare una sorta di 4 formaggi. Abbiamo voluto abbinare questi 4 latticini di bufala, mozzarella di bufala affumicata,
ricotta di bufala e poi una crosta di formaggio sempre di bufala. Abbiamo voluto cuocerla, farla diventare una crosta per abbinare un poco di croccantezza a questa pizza, gli dare un po' più di sapore. Ecco, e allora ultima domanda, poi ti lascio fare l'eroe vicino al forno perché io non resisto oggi 13 luglio con 30 gradi nell'atmosfera. Sul sacco da 25 kg di farina, 5 stagioni, c'è il tuo volto. Perché? Perché ho voluto fare, dopo tanti esperimenti, questo è un blend di farina che ho fatto io. Lo puoi dire anche con orgoglio, senza essere timido. Assolutamente. Dopo anni di esperienza abbiamo fatto questa farina, un mix di un blend di farine, farina integrale, farina 00, farina 0 e lievito madre disidratato. Non diciamo altro, altrimenti poi si scopre la ricetta magica che è rigorosamente segreta ed è uno proprio dei segreti del successo di Fratelli La Bufala, anche perché appunto c'è un insieme di cose, la formazione, la preparazione, l'abnegazione anche di chi lavora. E soprattutto la passione che ci lega al mondo della pizza. Ecco. Io aggiungerei anche un quinto elemento che è la resistenza al calore del forno d'estate che vi rende veramente degli eroi. Vado con questo venticello sullo stretto, scusate perché vengo da Reggio Calabria, sul Golfo di Napoli penso che non ha eguali. Lo credo anch'io, queste sono appunto le immagini che ci mostrano Castel dell'Ovo, il Vesuvio, il mare, le barche, insomma è un paesaggio che noi a Napoli amiamo. Sì, assolutamente, assolutamente. Io anche se sono andato fuori a lavorare giù al sud Italia, a Reggio Calabria, Napoli la porto sempre nel cuore. Dove sto adesso, Reggio Calabria mi ha dato tanto, mi sta dando tanto, la amo. La mia seconda città, però Napoli non si può rinnegare le proprie origini, la portiamo sempre nel cuore. Grazie Giuseppe, e allora io ripasso davanti alla telecamera per poter riuscire a salutare Mariu che è stata davvero cortesissima e molto molto professionale nell'andare a ricordarsi tutto quello che c'è in questo momento della ricetta di questa pizza che noi ci apprestiamo ad assaggiare tra pochissimo. Mariu, per chiunque desideri avere maggiori informazioni rispetto al progetto Fratelli La Bufala, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e al quale richiedere maggiori informazioni, entrare in contatto con voi o magari proprio aderire al progetto? Assolutamente sì, per chiunque volesse può scrivere a sviluppo@fratellilabufala.com. Immagino che risponderete con celerità, li chiamerete, spiegherete un po' com'è il business plan del progetto e poi se son rose fioriranno. Assolutamente sì, assolutamente sì. È come, esattamente come ha detto lei, se qualcuno è interessato può scriverci e noi forniremo tutte le informazioni e poi qualora dovesse essere si proseguirà nei dialoghi. Bene, allora grazie Mariu, saluta gli amici di orecatv.it. Grazie a tutti, buonasera. E io continuo non prima di aver assaggiato questa pizza che è stata egregiamente preparata da Giuseppe Ferranti che ringrazio. Grazie a tutti, grazie a voi e grazie a Fratelli La Bufala e grazie a Bufala Fest. Il Bufala Fest continua, non andate via perché abbiamo ancora diverse altre cose da mostrarvi.